Quando un umano si fidanza non si fa né vedere né sentire o se lo fa di rado accade. Ebbene, nel precedente video di oggi, ed è il 21 agosto 2018, mi sono occupato di parlare di quando un umano rimane single, che ha il tempo, la voglia e soprattutto è più, tra virgolette, al di dentro nell'incontrare un'altra persona. Ma invece accade che quando, invece, ripeto, un umano, che può essere ragazzo, ragazza, uomo, donna che sia, si fidanza, ecco che non si fa né vedere, non si fa né sentire, e se ciò accade, quindi se accadesse che si fa vedere e o sentire, lo fa raramente, lo fa di rado. Di rado significa che lo fa una volta ogni morte di papa. Ecco, qualcuno potrebbe chiedermi, ma Leandro, ma come mai che una persona quando si fidanza non si fa né vedere né sentire, oppure se si fa vedere e sentire lo fa rare volte? Una domanda questa banale probabilmente, una domanda questa retorica, che significa retorica? Di cui già si sa la risposta, ma pur sempre una domanda che può, diciamo così, balenare nei cervelli dei più. Ed io a questa domanda ho intenzione di rispondere pubblicamente e in maniera ampia, quindi esaustiva, dicendo che questo comportamento si verifica, e cioè il fatto di non farsi sentire né vedere, e se si fa vedere e sentire capita di rado, poiché quella persona, che può essere, ripeto, un uomo, una donna, un ragazzo o una ragazza, sono fidanzati. Il fidanzamento limita le libertà di un essere umano. Non voglio dire che il fidanzamento toglie le libertà, ma secondo la mia opinione il fidanzamento e o il matrimonio va a limitare di molto le libertà individuali di un determinato essere umano, qualsivoglia esso sia. Ciò significa, tradotto in soldoni, ciò significa, tradotto in parole povere, in parole spartane, in parole semplici, che se Leandro, che è il ragazzo che vi sta parlando orora, un giorno si dovesse fidanzare con una ragazza o con una donna, probabilmente Leandro, cioè io me medesimo, avrei più difficoltà a vedermi con i miei amici. Ho sempre detto che io non ho mai avuto tanti amici in vita mia. Chi mi segue in questo canale lo sa bene, io non ho mai avuto tanti amici. Però ho avuto pochi amici, ma buoni amici. Già ho detto in altri video passati quali erano i miei amici alle scuole elementari, medie e superiori. Parlandone brevemente, elementari, un ragazzo polacco con cui il rapporto era meraviglioso. Alle medie, due ragazzi, uno equatoregno, uno in sovrappeso, italiano. Alle scuole superiori, un ragazzo di nome Alessio. Basta. Questi erano gli amici che ho avuto nel corso della mia vita, elementari, medie e superiori. Attualmente, da oramai 8 anni di tempo, ho per fortuna e ringrazio il cielo tanti amici. Ma vedete qual è il fatto? Che questa situazione qua potrebbe verificarsi, o meglio, nella maggior parte dei casi si verifica tra gli esseri umani, no? Quindi il fatto di, diciamo così, ecco, si è fidanzato, quindi non ha più il tempo per me, non ha più il tempo per gli amici, non ha più il tempo per le altre persone. Ma Leandro, se un giorno si dovesse fidanzare, Leandro sono io, ripeto, quelle persone che ancora non lo sanno, Leandro, cioè io, mi andrò a vedere lo stesso con i miei amici. Certo, darò ovviamente la precedenza ad una ragazza o ad una donna eventuale, ma ciò non toglie che io me medesimo non porterò via del tempo ai miei amici. E se i miei amici mi diranno, Leandro, mi chiederanno, Leandro,
Ti va di venirci oggi con noi, di andarci a prendere un gelato, di andarci a prendere una pizza, di andarci a fare una passeggiata? Io chiaramente non rifiuterò. Però avrò come capisaldo, come concetto principale, chiamiamolo fondamentale, quello, e ripeto, quello di dare la precedenza alla mia eventuale ragazza e o alla mia eventuale donna. Non perché io voglia male i miei amici, ci mancherebbe altro, anzi, per me gli amici sono il sale che dà sapore alla vita umana, lo zucchero che dolcifica e che arricchisce la vita umana. Per l'amor di Dio, su questo non ci piove minimamente. Ma se un giorno, ripeto, Leandro avesse una ragazza, una donna, e sempre Leandro, quindi io me medesimo, un amico dicesse: dai Leandro, andiamoci a fare una pizzetta, io chiaramente andrò a farmi la pizzetta, ben sapendo che però ho una ragazza, o meglio una donna, vicino a me. Quindi magari gli chiederò ai miei amici: va, ci andiamo a fare una pizzetta, posso portare la mia ragazza, posso portare la mia donna? E così lei verrà e magari conoscerà anche i miei amici, perché il rapporto tra amici, fidanzati, eccetera, eccetera, secondo me è fondamentale, o meglio, prioritario. Bene, mi auguro di essere stato chiaro, di essere stato esaustivo, di essere stato, diciamo così, completo nella mia disamina di oggi. È chiaramente un mio parere questo, per dire quindi che il rapporto di coppia non toglie le libertà, ma limita le libertà, come anche il matrimonio. Il matrimonio è un limitare le libertà di un essere umano, è l'andare a limitare le libertà altrui. Una persona non è libera più di, tra virgolette, prendersi il lusso di uscire e, diciamo così, con gli amici, una pizzata, un cinema, un teatro, un ristorante, che male c'è? Eppure, forse perché si ha paura, ecco che si viene a limitare il rapporto tra amico e amico, tra amica e amico. Ecco, questo è il mio parere. Bene, questo video è più lungo rispetto all'altro, perché in questo video c'erano molte più cose da dire rispetto a quello antecedente, o per meglio dire a quello precedente adesso. Grazie, oggi è il 21 di agosto dell'anno 2018, iscrivetevi se vi va, commentate, faccio sapere a tutti che quello che avete ascoltato è il mio parere, è la mia opinione. Io chiaramente non sono il Vangelo, io chiaramente non sono la Bibbia, io chiaramente non sono padre di Dio onnipotente, ma sono semplicemente un mero essere umano che ragiona, riflette e esprime il proprio pensiero. Grazie, un cordiale saluto, al prossimo video.